Marco Di Pilla, grande. Grandissimo. Ciao. Allora, intanto la solita domanda che faccio a tutti, in primis, come stai? Allora, direi abbastanza bene, o perlomeno di salute bene, quindi questo è La fondamentale. domanda è proprio quella. E di testa, anche perché dopo un mese di isolamento, direi ancora abbastanza bene, dai. Ma come la vivi? Come vivi le tue giornate a casa tu? Ma allora, in realtà è un po'... va molto a giornata, eh? Nel senso, da quando sono in isolamento ho ritrovato una sana voglia di costruire cose, cioè molto manuali, cosa che magari lavorando anche nel nostro settore, no, digitale così, un po' ho ritrovato e mi è piaciuta, perché io fin da piccolo mi piaceva smontare le cose e rimontarle. E invece lavorativamente parlando ti dico molto bene, perché mi sono reso conto che stando isolato non ho più tutte quelle perdite di tempo o rotture di maroni che avevo prima. Il vero tema è che magari a volte la vivo un po' male perché mancano delle interazioni. Quindi quello sì. Chiaro. Infatti io lo sostengo sempre, cioè dovrebbe esserci un giusto equilibrio all'interno di questo modello di smart working, per cui uno va in azienda quando ne sente l'esigenza, quando si sente alienato da questo suo isolamento, da questa sua Quando ti fase senti un lavorativa. alieno. Esatto. E quindi vai in azienda perché hai bisogno di un contatto umano, ma se effettivamente devi lavorare su dei task specifici, hai adottato a livello organizzativo anche una metodologia tipo OKR o quant'altro, è molto più efficace lavorare, tra virgolette, da soli. Poi, nel senso, noi vediamo che le relazioni poi in team servono, è vero? Se sono però costruite e guidate, nel senso, Esatto. i meeting costruiti con una scaletta, con una finestra temporale definita, in modo tale da ottimizzare. Perché io non so te, ma io un sacco di volte mi trovavo in meeting che duravano delle ore, si parlava della qualunque, non si arrivava mai a una conclusione. Ma guarda, su questo ti condivido un po' il mio feedback, perché poi vabbè, tu mi conosci, no? Un po' magari per chi ci ascolterà. Nel mio lavoro quotidiano mi capita molte volte di interagire, interfacciarmi con il cliente finale, no? Quindi fare call, fare meeting, in questo caso solo tramite conference call, diciamo. E un'abitudine comune è quella sempre di andare a fissare degli slot o degli appuntamenti dove si dovrà capire di che cosa parlare. Cioè non c'è mai una regola per cui tu devi andare già pronto ad un meeting con delle soluzioni ipotetiche ad un problema. E quindi quello, cioè, se ci rendiamo conto, poi soprattutto magari tra cliente e fornitore si stavano dei rapporti di questo tipo, per cui definire una regola comune anche solo di come presentarsi a un meeting fa tutta la differenza del mondo. Certo. Cioè, ti permette veramente di abbattere innanzitutto, e quello che mi sto portando a casa soprattutto in questo mese di isolamento, è che nell'auto guidarmi mi sto dando automaticamente delle regole. Ma anche solo quello del staccare ogni 2 ore, che però inevitabilmente le faccio, le trasmetto, tra virgolette, a chi e con chi lavoro, per cui riesco anche molto di più a coordinare quello che dicevi tu. Cosa che invece se tu fai nel tuo lavoro quotidiano non ti viene spontaneo, perché hai talmente tante interazioni e sei talmente tanto distratto che è difficile governare quella sfera. Verissimo, verissimo. Ma ad esempio, in questa situazione, in questo frangente di isolamento, come funzionano le relazioni che hai con i tuoi clienti? Cioè, tu sei business partner e prima eri abituato ad andare fisicamente, in ufficio, a un meeting, a presenziare. Adesso come funziona? Cioè, manca qualcosa secondo te o sarà comunque un modello, un metodo che sarà possibile adottare anche dopo? Ah, secondo me questa parte qua ci sono più riflessioni, no? Perché è un continuo evolversi del rapporto e soprattutto del lavoro. Cioè, in questo mese, comunque, quello che ho cercato di fare come lavoro è innanzitutto provare una serie di piccole iniziative nei confronti dei miei clienti, perché, come hai detto tu, mancando l'interazione fisica umana, devo cercare di rendermi di nuovo utile a loro, non potendo andare da loro. Quindi in che modo io posso trasmettere il fatto che posso, perdonami il gioco di parole, di nuovo essere utile in altri modi, no? E quello è un aspetto molto importante, soprattutto per chi lavora con il cliente finale, o magari ha anche obiettivi un po' più numerici, un po' più legati a trasmetterti il valore in un modo indiretto.
io come faccio a dimostrarti che ci sono, no? Per cui ho avviato una serie di piccole iniziative, anche solo il caffè della mattina con uno slot fissato, con un calendario comune, il martedì e giovedì, poi per vedere chi si fosse presentato, no? E per ora solamente due clienti, per dirti. Però anche solo rendermi disponibile per aiutarti in un qualcosa. È inevitabile che poi nel lavoro di business partner, in Talent Garden soprattutto, devi partire un po' a monte. Cioè, in che cosa io posso essere utile? Una volta che hai focalizzato quello, che riesci a trasmetterlo bene, il come è superfluo. Cioè, posso esserci sia di persona che tramite una telefonata. Certo. Quindi, cioè, diciamo che questo auto-isolamento poi ti porta anche a capire in effetti quello che tu fai quotidianamente, in che modo sei utile. Ma in merito alla pausa caffè, come funziona? Tu hai mandato un calendar, un invitation, un invito formale ai tuoi clienti, o ad esempio, così adesso mi sto accendendo un po' di lampadine, hai lasciato una room aperta su Zoom a te intestata? Questa è la Zoom room di Marco Di Pilla, dove puoi entrare a prendere il caffè, e la lasci aperta durante tutta la tua giornata. Chi entra, entra. Cioè, okay. Questo potrebbe essere un esperimento carino, a vedere se funziona. Assolutamente. Ma anche perché il concetto, come l'ho fatta io, è creando un calendario comune pubblico su Google, noi abbiamo sì. Oggi Suite, quello che ho fatto è mandare una comunicazione, in questo caso una formale, tramite email, con il link della room, dando un po' una regola, no? Mm-hmm. Quindi martedì e giovedì di questa settimana io mi ero messo a disposizione per bere un caffè e parlare di alcuni temi, di tipo dovete avviare dei progetti, avete strategicamente qualcosa in programma, vi do una mano a capire come fare, no? Sul tema dell'innovazione. Quindi l'ho resa molto aperta. Non ho sinceramente pensato di renderla, se vogliamo, un po' multi-client, cioè tanti clienti contemporaneamente, tante persone che si collegano contemporaneamente, anche perché magari tante volte può essere che hanno la stessa domanda. Certo. Quindi certo. Quello è un esperimento da fare. Poi il resto invece è una comunicazione un po' più amichevole. Ma provo ad aggiungerci anche un altro pezzo, sempre in ottica di sperimentazione, di generazione di idee folli. Cioè, se io prenoto sul tuo calendar il caffè il giovedì mattina alle 9, tu teoricamente dovresti farmi inviare attraverso un delivery due croissant con la marmellata a casa. Cioè, no, quello sarebbe, a livello di experience del cliente, sarebbe fenomenale. Certo. Quello sarebbe... Magari con una box, no? Che tu apri il croissant e c'è dentro anche una pills, una scritta, certo. un payoff. Diventa un prodotto per ingaggiare comunque nell'esperienza virtuale, reale, l'utente che si sente più collegato a quell'esperienza che adesso, ad oggi, è soltanto virtuale. E poi il box, tra virgolette, può diventare un tramite per veicolare altri messaggi, tra virgolette. Ma guarda, su questa parte qua, cioè il ragionamento che ho fatto un po' più alto è che comunque, secondo me, tutti quei lavori poi a tendere che hanno molto l'interfaccia front-end con l'utente finale o il cliente, si dovranno sempre di più occupare della relazione, no? Mm-hmm. Però la relazione è intesa come hai un problema, hai una criticità, ti aiuto io a risolverla. Quindi inevitabilmente nelle mie 8, 9, 10 ore di lavoro quotidiane, quello che vorrei fare è rendere disponibile, aperto a tutti, 3-4 ore al giorno per cui io posso aiutarti a rispondere a quelle che sono le tue criticità nel nostro lavoro. Certo. Per fare questo ovviamente serve innanzitutto, come ti ho detto, devi riuscire a trasmettere qual è il tuo vero valore, quello che poi ti piace fare, perché se no non riuscirai mai costantemente a rispondere a delle domande puntuali. Quindi sì. È un tema molto più complesso. Diventa un po' una sorta di sportello della consulenza, no? Cioè, non so come dire, camera di commercio, la camera di commercio virtuale, piuttosto che la società di consulenza totalmente virtuale, che ha uno sportello virtuale aperto X ore al giorno e quindi c'è proprio un orario pubblicato su Google My Business, tu puoi scegliere in quell'orario e troverai Marco Di Pilla che risponde. Ma che se tu ci pensi, è la stessa identica cosa che succede in ogni azienda, da digitale o non, quando qualcuno vuole comprare un qualcosa. Cioè, quando io ho bisogno di un qualcosa, alla fine cosa fai? Mandi una mail e chiedi delle informazioni. Sì. Cioè, perché io devo mandarti una mail per chiederti delle informazioni quando so già che c'è Marco che è disponibile in quello slot lì? Lo blocco, basta. Poi dopo ci occupiamo, abbiamo ridotto al minimo la parte di perdita di tempo, sì. Che è superflua, concentrandoci su quello che poi ti serve.
Ma ci aggiungo anche un altro pezzo, cioè nel senso se questo prototipo, tra virgolette, ti consentisse un domani di raccogliere e di aggregare le domande più frequenti, immaginati di creare una piccola playlist su YouTube dove tu in video rispondi a quella domanda in un minuto. Quindi io atterro su questo portale, su questa landing page dove praticamente eroghi questo servizio e nella sezione FAQ ho tutti già i tuoi video che rispondono in maniera puntuale a determinate domande che magari possono essere comuni a più clienti. Interessante, carino. Wikipedia del tuo lavoro. Sì, un wiki del tuo lavoro, sì. E ad esempio, quali sono poi fondamentalmente le domande più frequenti, le criticità che hai percepito più frequentemente in quest'ultimo periodo dai clienti con i quali hai relazione? Una positiva, molto, che comunque lavorando nella parte di aiutare un po' a rendere più digitali le aziende, no? Quindi un po' costruire il loro futuro. Se fino a 1 o 2 mesi fa molte iniziative venivano fatte, se vogliamo anche per moda, perché oggi va molto questo trend, senza conoscere poi realmente il perché, diciamo che con il coronavirus ti ha portato inevitabilmente a dire: cazzo, ho un problema, mi sono reso conto che la mia azienda non è più adatta, devo fare qualcosa, quindi devo diventare più digitale, no? Quindi bene. Dall'altra parte, che non andava bene, però magari per la prossima crisi mondiale non arriviamo ad avere dei crisi con dei morti per capire che bisogna fare un qualcosa per migliorare la situazione, però è una riflessione. Quindi questa è una parte sì. Le classiche domande che magari mi fanno è che in effetti la gente o le aziende non sanno cosa vogliono. E quello è il vero tema. Cioè, quando tu o quando qualcuno, soprattutto magari innovation manager o referenti aziendali che vogliono avviare un progetto legato al mondo dell'innovazione o del digitale, loro a tutti gli effetti non hanno le competenze o non possono capire di quello che hanno bisogno. Quindi parlano, magari soprattutto a livello di sensazione soggettiva, di quello che potrebbe essere un'iniziativa funzionale o un qualcosa. E mi fanno delle domande più disparate, soprattutto mi viene molto da sorridere quando si utilizzano certi tipi di, se vogliamo, parole, inglesismi, design thinking, no? Ma cioè, senza neanche porsi la domanda del ma, cioè, che cos'è? Ma mi serve? O lo devo solamente dire perché è funzionale, no? Poi c'è Certo. sempre una parte di, nel lavoro di tutti, di assecondare, c'è sempre anche una parte di educare. E quella parte lì, diciamo che in questo mese qua mi è stato molto più facile. Cioè, stando isolato, ho avuto molto più tempo anche di spiegare ad alcuni miei interlocutori cosa fossero certi tipi di attività o certi tipi di parole un po' più in profondità. Però, in effetti, quando ti fanno una domanda, dobbiamo fare qualcosa sull'agile, e poi tu gli dici: ok, ma cosa intendete voi per l'agile o sull'agile? Loro ti rispondono: e no, mi devo collegare remoto. Cioè, capisci che c'è qualcosa che non va. Però queste sono adesso questa domanda. Oppure un'altra domanda che avevamo fatto adesso, non avendole preparate, cerco di andare di scavare un po' sulla memoria. Era sempre sul tema del digitale, no? E fondamentalmente come interlocutore era responsabile marketing di una grande azienda, di un abbigliamento, di un brand intimo. È normale che tu sei fuorviato sul fatto che il digitale è qualcosa strettamente correlato a campagne marketing, siti internet. Quindi si continua, cioè io e questa interfaccia continuavamo a parlare per mezz'ora utilizzando la parola digitale, ma quando per mezz'ora intendavamo esattamente due cose opposte. E questa non è esattamente una domanda che mi hanno fatto, però è un caso molto specifico per cui poi dopo nascono delle domande ridicole. Ma è bellissimo poi, quando ci sono questi tipi di disallineamenti di linguaggio, ti rendi conto che hai parlato per mezz'ora a vuoto e forse era meglio. Sulla base di questa cosa qui che stavi raccontando, potremmo veramente fare un vocabolario di definizioni, no? Perché spesso e volentieri. Sì, cioè, oddio, ci sono delle sovrapposizioni tra quello che è design thinking, lean startup, agile e anche parzialmente growth hacking, no? Che sono un po' le parole, i trend topic di questi ultimi anni. Però quando tu devi andare a spiegare la differenza tra design thinking e agile,
cazzo, lì sono due cose che hanno dei punti di, di contatto comune, ma sono, servono in fasi diverse del processo di innovazione, no? Certo. Quindi secondo me... però anche che... questo, Phil, ti interrompo, scusami, perché già tu che dici è un processo, quando parliamo di innovazione, 9 su 10 dei miei interlocutori non sanno neanche che sia un processo. Come viene interpretata l'innovazione? Viene interpretata come un'invenzione. Ok. Vabbè, apriamo, chiudiamo la parentesi. Ci sono diversi tipi di innovazione, no? Bravissimo. L'open innovation, c'è l'innovazione sul prodotto, l'innovazione sul processo, c'è l'innovazione disruptive che cambia completamente il contesto, tipo Cirque du Soleil, che ha rifatto il circo togliendo gli animali dal modello di business e ha detto, ok, al posto degli animali cosa ci mettiamo? Quindi anche lì avere chiaro, o se non altro chiarire al cliente, esatto, che le tipologie di innovazione sono diverse, può sempre essere utile per aprire un discorso magari più verticale, che li faccia anche comprendere al referente aziendale di cosa stiamo parlando, in base a cosa eventualmente ti potrebbe servire, no? Esatto, esatto, perché poi, cioè, per come lo vedo, esattamente questa è la chiave. Cioè, nel momento in cui tu devi avviare dei progetti, ti servono e sono funzionali all'azienda. Ciao, Nebbia. E sono funzionali all'azienda, no? Quindi, cazzarola, devono risolvere un problema. Cioè, un'azienda comunque di per sé è una struttura che deve generare, distribuire, catturare valore a fronte di una remunerazione o qualcosa, no? E cioè, quando si fanno tutte queste iniziative, molte volte mi sento dire facciamolo perché è figo. No, facciamolo perché deve servire a qualcosa, deve avere un impatto concreto. Poi non ci riesci perché devi avviare X iniziative. Però già quello, in questo mese, sono riuscito molto ad avere, avendo tempo, a lavorare su quel fronte lì, cioè spiegare magari la differenza di tipi di innovazioni, in che modo si potrebbe approcciare, da dove partire. E sono sicuro che questo lavoro poi tra 2 mesi servirà molto. Io, lato mio, ho sempre notato che lanciare e avviare un'iniziativa di innovazione, o comunque una nuova iniziativa strategica che possa lavorare sia sul prodotto che sul processo, è la cosa più semplice. Perché il referente di solito è un HR o magari un innovation officer che comunque parla più o meno quella lingua, però poi manca sempre il passaggio successivo nel confronto col business. Perché iniziamo sempre tante iniziative di innovazione, però poi non restano forse anche solo esclusivamente un esercizio teorico, un esercizio anche pratico, se ci sono dei workshop di mezzo, ma raramente ho visto veramente dei processi di innovazione che si sono trasformati in prodotti o che hanno cambiato i processi dell'azienda, certo, al fine di generare nuovo valore. Quindi questo è sempre stato uno scoglio dell'innovazione, no? Un po' c'è anche, secondo me, il discorso del change management, cioè del cambiamento, della trasformazione, no? Togliamo di mezzo la parola digitale, parliamo di trasformazione, sì, cambiamento. Tante volte ti scontri con delle realtà che ti dicono, vabbè, ma questa roba qui è andata bene fino a ieri. Ma quando ti fanno un'osservazione di questo tipo, stai già sbagliando. Sì, stai già esatto. sbagliando, perché stai aspettando che ci sia qualcosa dall'esterno che ti imponga di cambiare. Esatto, ma infatti sai che su questo... stamattina stavo leggendo un po' di libri, poi parto magari anche, visto che mi avevi fatto la domanda prima, nel dirti la mia quotidianità, oltre che al lavoro, come è cambiata, no? Stavo leggendo un libro che parlava di ribelli e talenti, no? Nel mondo di questa grande trasformazione delle aziende. E in effetti uno stimolo che ho ricevuto da questo libro era molto semplice, che comunque sosteneva il fatto che in un mondo così complesso, così veloce, soprattutto dove sono saltate ogni tipo di regole, di business e di vita, quello che devono fare le aziende, i leader delle aziende, è ascoltare i ribelli, ascoltare coloro che bypassano ogni tipo di processo, no? Sì. Proprio perché adesso è tutto diverso. Quindi, sai, come hai detto anche tu, è più una competizione esterna o è il fatto che tu sei cosciente che devi continuamente migliorare un tuo stato attuale? Perché c'è una differenza mondiale. Sì, è un po' quel concetto per cui le aziende che vincono sono le aziende che competono con se stesse.
in primis, e di conseguenza anche con i propri competitors. Però cercano costantemente, cioè l'innovazione non è una cosa che la fai una volta e ok, Esatto. fine, c'è cioè, la trasformazione digitale nemmeno, non è che la fai una volta, è un processo ciclico iterativo. Perché? Perché comunque fa parte della vita anche dell'azienda, no? Perché l'azienda è stressata da delle forze esterne e se non evolve costantemente non potrà mai adempiere alle esigenze dei consumatori e a rispondere a tutto quello che succede fuori dal proprio E building. anche internamente. Cioè, Certo. anche solo una fabbrica di 20 operai, cioè il fatto che tu comunque hai gli stessi attrezzi che vengono utilizzati nella catena di montaggio da 3 anni, non vuol dire che siano quelli ancora adatti ad oggi. Magari puoi dargli gli strumenti migliori, che gli facilitano il lavoro, che lo rendono più veloce, che lo rendono migliore di qualità, dalle cose più banali. Però una continua ricerca e di vedere le cose da una prospettiva diversa. Ora, mi collego su questo, su questo libro qua che sto leggendo, guarda, tutto ciò qui, Il gioco infinito di Simon Sinek, che lui dice fondamentalmente questa roba qui, cioè nel senso è un gioco infinito, è un gioco ciclico, no? Dove nella maggior parte delle volte le regole nemmeno esistono. Okay? Cioè, non hai le istruzioni e questo non vuol dire andare per tentativi, non vuol dire andare a random, significa iniziare a sperimentare nuovi processi, nuove soluzioni rispetto magari a come l'abbiamo fatto ieri. E qua poi tutto il mondo del growth hacking, della sperimentazione su canali, marketing e di prodotto apre poi la strada a tantissime altre riflessioni, no? Allora, su Simon non Sinek, che lui è il Golden Circle, mi sembra che ci sia anche un famosissimo video sul TEDx. Sì, no, sempre lui. Io stavo leggendo un libro che si chiama Parti dal tuo perché. Sì, È start with uguale, no? why. È esatto. E in effetti è vero, perché poi su questo argomento qua, molto introspettivo, sai che io sono un fan dell'andare deep dive sulle cose, no? Forse anche troppo vado alla ricerca di questa profondità. È vero, cioè è un continuo anche cercare, mentre fai delle cose, capire il significato che hanno per te o per l'azienda e come si evolve quel significato lì. Sì, assolutamente. È il find your purpose, no? Sì. Magari io su questo ho riflettuto anche molto negli anni passati, soprattutto quando sono tornato dall'Africa, perché mi sono reso conto che prima di quel viaggio sapevo bene o male cosa stavo facendo, ok? Cioè, per fortuna sapevo che avevo delle competenze e le applicavo e il mio perché era fondamentalmente o perché dovevo pagare degli affitti o perché dovevo pagare le rate della macchina, e quindi il perché era strettamente economico. Poi crescendo e solidificando anche un po' le mie esperienze e la mia seniority, mi sono reso conto che quando tu fai le cose con un perché che va oltre il mero tornaconto economico, che non voglio dire che non è importante, ci mancherebbe, tutti dobbiamo pagare le bollette, ma quando tu hai un perché ulteriore, un po' più di alto livello, riesci a fare le cose in una maniera non solo con più passione, ma con uno scopo diverso, e riesce anche a creare maggior valore Certo. nei processi, nei prodotti, nei servizi che vai a disegnare, perché veramente vuoi cambiare e vuoi risolvere dei problemi alle persone con le quali lavori. E anche le relazioni con i clienti stessi cambiano tantissimo. Io, i miei clienti, da quando ho iniziato questa mentalità e approcciarmi in questo modo, sono diventati miei amici, no? Esatto, assolutamente. E addirittura percepiscono quella scintilla. Assolutamente, sì. Ed è quello che ti fa fare quella differenza. Però sai che su questo un approccio, una cosa che mi è cambiata molto, soprattutto anche a dicembre, novembre, no? Molto di recente, è che io continuavo a cercare molto più in profondità questo perché, quando poi semplicemente mi sono messo l'anima in pace, che non è che troverai la risposta scritta nella pietra e sarà così per sempre. Certo. Quindi, allora lì mi sono messo in chiaro che è un lavoro ciclico. Che dovrò fare anche per capire soprattutto se sto prendendo la strada giusta nell'essere ultra mega bombardati e andare velocemente da lavoro, eccetera. Ovvio, adesso siamo chiusi in casa, però in genere anche solo il fatto che una persona su tre si stima che vada in burnout nei paesi civilizzati del mondo del lavoro, questo fa pensare tanto. Cioè, rientra un po' in quello che dicevi tu, del find your purpose. Sì, assolutamente. Proprio perché ti permette di
interpretare di fare le cose in modo diverso, no. Forse con uno spirito diverso, con una mentalità diversa, e ti permette anche di prioritizzarle diversamente, perché ci sono cose che sono meramente il riempire la cella Excel, e ci sono cose che effettivamente risolvono i problemi alle persone, no? E creano del valore alle aziende, risolvono i problemi alle aziende. E per me risolvere un problema all'azienda significa renderla più stabile, farla innovare, e magari farli anche creare dei nuovi posti di lavoro. E se quell'azienda mette sul mercato un prodotto alla quale io ho partecipato in una fase di innovazione, di sperimentazione, quel prodotto aiuta qualcuno nel B2C, nel mondo del B2C, io divento parte di quel valore che viene erogato. Quindi su questo mi ricordo sempre il mio primo mentore datore di lavoro, che era un commercialista di Monza, no? Commercialista di 10 dipendenti. Lui diceva sempre, un po' tradotto questo purpose, perché poi sono sempre anche argomenti altri, ma calano nella quotidianità, no? E lui diceva sempre, banalizzando, quando veniva fatto un lavoro, no? Una task da parte di qualsiasi collaboratore, lui diceva, ma cazzo, ma tu stai facendo il compitino. Cioè, tu non devi fare il compitino, devi andare oltre. È un po' quello, cioè capire il perché, che impatto può avere la tua azione, il tuo compitino, e andare oltre, non semplicemente fare qualcosa perché te lo dice qualcuno. Certo. E stesso discorso con i clienti. Quando tu hai capito il tuo valore, il tuo perché, anche hai interpretato una domanda di un cliente, non ti fermi nel rispondergli, vai a cercare di dargli molto di più. Certo. E quello fa la differenza. Decisamente. Ma guarda, è stata una bellissima chiacchierata, ci siamo fatti un bel trip proprio così. Sì, è stato a ruota libera. Marco, grazie mille. I 30 minuti sono praticamente quasi scaduti. Sono già andati. Sono andati velocissimi. Sì, sì. Dai. Mi ha fatto molto piacere, Phil. Ugualmente. Un abbraccio. Ciao, abbraccio. Ciao, Phil.